gentile di gentili, troppo alto, era. Mi sporto? No, ragazzi, no. E lui, abbiamo il tecnico del suono qui, non funziona mai. Allora, signore e signori, no, non ci siamo. Era tecnica, l'ho sempre detto che quando facevano il culo dentro il fiasco veniamo. Sì. Va meglio così? No, sono mica delle cose interessanti da sentire, perché credo che c'è un signore seduto laggiù e subito mi guarda male. Lei cosa vuole? Stia zitto. Ha capito? Buonasera, vi ringraziamo di essere venuti. Sopportateci fino alla fine. Intanto vi presento i miei amici. Alla mia sinistra, al solito alla sinistra, ci sono quelli che maggior prestigio, il maestro Luigi Rappi, il maestro Luigi Rappi, oltre ad avere una giacca così bella, ce l'ha passata da Lema stamattina, per questo che non lo sappia nessuno, compone e ha anche delle composizioni discrete. Speriamo che col nuovo governo qualche suo pezzo vada alla RAI e ci guadagniamo, non so, 2 o 3 miliardi, così oggi vediamo. Va bene. Poi invece alla mia destra, questo seduto al primo piano, pian terreno, secondo piano, è il pianaio, no, non è il pianaio, è il maestro Romano Ricci, il più giovane, almeno dice lui, io non lo so se si è sentito i capelli, lui suona, con la mano destra suona la tastiera, con la sinistra suona la macchinetta non ve lo dico cos'è, perché sennò poi manca la sorpresa. Al centro ci sono io cerco di fare quello che posso, le mie parole, come non mi dimentico, e sì che mi dimentico, va bene, ecco, io devo dire dell'altro, adesso non me lo ricordo più, ho scritto 20 pagine di roba, lo dimenticate, che cos'è la musica leggera, cos'è il bolero, cos'è il musette. Musette mi pare che derivi dal discorso che una volta usavano delle cornamuse per suonare certa musica. In Francia incominciarono a dare questo suono delle cornamuse alla fisarmonica e quindi dicono suonare alla musette, che è anche un modo di suonare il valzer con un certo brio, un po' come lo champagne, che sono solo i francesi, anche noi lo facciamo asti, però è un'altra cosa. Allora noi faremo un musette fatto con accompagnamento di liscio italiano e musica composta da Luigi Rappi, insomma, diciamo, una cosa ben fatta. Va bene, con questo ecco voi i Blue Stars nuovi, perché quelli vecchi sono bruciati, è vero, noi non c'eravamo, però sono bruciati a Madrid 7 o 8 anni fa, ed ecco a voi allora Luigi Rappi e Blue Stars in questo valzer musette, ho detto. Buon divertimento. E chi te l'ha?
bravo, noi lo sappiamo, però non era Michelangelo che suonava, era lui, non lo dite in giro, eh. Il secondo brano, cosa me ne faccio? Tenga sto microfono, maestro. Il secondo brano, invece, è una di quelle canzoni che facciamo piangere, adesso fa piangere in un'altra maniera, però facciamo piangere le nostre mogli, le nostre madri, cose del genere. Era quel genere che parlava tutto di amore, di tenerezza, di cuori infranti, roba del genere. Comunque si tratta di un bolero. Il bolero è un genere di canto nato in Spagna, però poi rifatto, travasato a Cuba e nel Messico in forma ballabile e corrisponderebbe un po', diciamo, alla nostra canzone serenata. Comunque questo è un bolero scritto da un italiano che è molto bravo, però Castellina, e il suo titolo è Amore Vero. Thank you.
Sincero.